Buongiorno a tutti, benvenuti a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale. Come dicevo, do il benvenuto naturalmente con grande piacere, perché è la prima volta, alla dottoressa Pupazzoni, direttore regionale, Giuliana Pupazzoni, direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, che continua, la ringraziamo, la collaborazione che da diversi anni il Consiglio regionale e il Comitato Resistenza e Costituzione ha con il mondo della scuola, con la direzione regionale. E, dicevo, benvenuti a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale. Noi usiamo dire la casa di tutti i piemontesi, ma più che altro un palazzo storico del Settecento piemontese, e ci siamo soffermati qualche istante a parlare dell'opera alle mie spalle, che è il primo Parlamento subalpino, con una serie di personaggi insomma, che hanno fatto la storia del nostro paese, e lo stesso palazzo di proprietà della famiglia Cavour, che è rappresentato. Insomma, adesso siamo qua, è vero, per parlare di storia, il progetto di storia contemporanea, ma lì è una storia un pochettino più lontana, anche se idealmente collegata ai 153 anni della nostra, del nostro paese, partono anche da quanto e da quelli che sono raffigurati nel quadro alle mie spalle. Dicevo, benvenuti, vi ringraziamo. Noi crediamo molto in questo progetto di storia contemporanea, che si realizza grazie alla collaborazione vostra, dei dirigenti scolastici, in questo momento molto importante, che è quello formativo, che è propedeutico poi alla formazione, alla ricerca che gli studenti realizzeranno nei mesi a venire. È la 33esima edizione, quindi è un progetto forse il più importante e longevo progetto del Consiglio regionale e del Comitato Resistenza e Costituzione, che ho l'onore di presiedere. In questi 33 anni ha coinvolto circa 40.000 studenti, 1.500 insegnanti. Migliaia sono andati in visita ai campi di sterminio, non come una gita scolastica, non è una moda, ma è una, non può che essere affrontato con studio, con preparazione, come base fondamentale per cercare di capire come mai possono essere accadute certe cose così terribili nel nostro paese, nell'Europa e nei paesi spesso vicini a noi. Negli anni si è legata alle mete, si è aggiunta alle mete, diciamo, fra virgolette, tradizionali dei campi di sterminio, la Bosnia, una tragedia a due passi da casa, e tragedie le viviamo anche drammaticamente in questi giorni, come tutti voi sapete, ed è una delle tracce del tema del progetto, che sono l'8 settembre, non poteva essere diversamente. Noi siamo oramai lanciati nei 3 anni che le istituzioni hanno condiviso per ricordare i 70 anni della liberazione, quindi della resistenza, che sarà il 2015, quindi naturalmente l'8 settembre, poi la Shoah e le manifestazioni di razzismo e discriminazione, e il terzo delle violenze gratuite e sistematiche delle popolazioni civili, e lo vediamo terribilmente in questi giorni, o anche quello che succede nel vicino Oriente. Queste sono le tre tracce. Io ringrazio naturalmente il nostro comitato scientifico, quanti hanno contribuito a elaborarle, con gli istituti storici della Resistenza, che sono un patrimonio straordinario della nostra regione, a loro non solo come dei custodi così passivi, ma sono una parte importante per far conoscere e approfondire e studiare il patrimonio storico della nostra regione. Anche con loro la collaborazione ormai è più che trentennale. E poi termino, il mio era veramente un saluto mio personale, del Presidente Cattaneo, di tutto il Consiglio regionale. Questa è una di quelle occasioni assolutamente importanti, lo dicevo stamattina, delle classi medie a Collegno,
anzi no, a Grugliasco, a Collegno ero venerdì sera, lo voglio dire davanti al direttore regionale, lo dico spesso, era una parte dei ringraziamenti. Voi avete la grande responsabilità di trasferire non solo il sapere ma anche comportamenti e stili di vita alle future generazioni, che sono il futuro del nostro paese, e non sempre questo il nostro paese vi riconosce l'importanza del lavoro, del ruolo che svolgete. Io di questo vi voglio ringraziare e termino con una novità. Il Consiglio regionale, ringrazio il direttore dottor Tomatis e gli uffici, il Consiglio regionale del Piemonte è all'avanguardia a livello italiano e europeo sulla parte digitale, web, per cui siamo stati il primo consiglio a digitalizzare e a dematerializzare il processo legislativo, quindi l'eliminazione della carta. Abbiamo il wifi libero nelle sedi regionali, libero senza dover dare i documenti, per capirci, quindi senza password o cose, se non bisogna solo registrarsi e poi è automatico. Quindi abbiamo fatto delle leggi in quella direzione. La politica e le istituzioni insomma fanno anche delle cose positive. Fatemi spezzare una lancia sulla categoria, che spesso è difficile da difendere, ma qualche volta riesce anche a fare delle cose positive. Quindi open data, la pubblicità e la possibilità di utilizzare tutti i documenti, il wifi libero, l'open source. Adesso abbiamo ancora stiamo preparando un nuovo progetto di legge che va in quella direzione rispetto all'agenda digitale, che è una delle poche realtà che può portare risorse europee. E poi c'è tutta la parte invece più non legislativa, che con tutti i nuovi social media, quindi oltre al wifi da utilizzare, Twitter, Facebook, ma più che altro l'utilizzo della web TV sugli atti del Consiglio. E questo stesso progetto, ce n'è qualcun altro ancora, ma non siamo, lo spot è stato più che sufficiente sul Consiglio regionale. Io poi sono convintissimo di questo occupandomene, ma questa è la prima edizione dove tutti gli elaborati, per essere coerenti con quello che facciamo e che diciamo, non saranno più cartacei, perché quello è assolutamente la strada. Noi abbiamo voluto, e vi ringraziamo della collaborazione, perché è vero che io sono ancora una generazione che ricorre al libretto dell'istruzione, non i ragazzi non sanno manco più cos'è, però vi ringraziamo perché in qualche caso il cartaceo continua a esistere. Quindi grazie ancora, insieme ai ringraziamenti a voi, naturalmente ai relatori, che sono delle collaborazioni preziose e storiche per certi versi, nel senso da più anni. Quindi grazie al professor Bruno Maida dell'Università di Torino, che farà la relazione sulla guerra totale, una guerra totale, Enrico Pagano dell'Istituto Storico della Resistenza Vercelle Valsesia, Armistizio e Prigione, Claudio Vercelli dell'Istituto Salvemini, Con il ferro e con il fuoco, la guerra contro i civili, Riccardo Marchis, insegnare Auschwitz dell'Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza, quello torinese, l'Istoreto, e Donatella Sasso dell'Istituto Salvemini, dopo la catastrofe. Loro sono una parte importante di quel comitato scientifico, istituti storici, che ci permettono di trattare le questioni con le giuste conoscenze, con l'approfondimento che è necessario per affrontare temi come questi, che sono stati drammaticamente significativi in questi 70 anni del nostro paese e della nostra Europa. Grazie ancora, io non mi fermerò ad ascoltare le lezioni, mi scuso, anche se ne avrei senz'altro più bisogno di voi, ma uno dei difetti o dei limiti di chi si occupa di rappresentare la cosa pubblica, che parliamo molto, non sempre a proposito, e ascoltiamo poco, ma siamo chiamati ad andare in giro per le cose più incredibili. Stamattina, come dicevo, era Grugliasco, adesso sono qua e mi reclamano sopra che c'è una persona che mi aspetta per tutt'altro motivo. Grazie ancora, buon lavoro e arrivederci.